E ciao ragazzi e bentornati sul canale del coach. Io sono Mario, il personal trainer. Molti di voi già mi conosceranno, quindi viva. Va bene, ho capito. È nata una nuova rubrica, Mangiando Bene, Eating Well, direbbero quelli bravi. E quindi voi... Va bene, ho capito ragazzi, insomma, per farvela breve, sono andato a casa di Adriano, dove ci ha gentilmente ospitato e offerto il suo spazio e il suo tempo per presentarci questa video ricetta. Allora qui... Stringo! Ok ragazzi, per farvela breve, questa è la video ricetta. Ok, dettagli, pronti per guardare Adriana, vi lascio il blue brownie a tutti. Dimenticavo, se ti può interessare, a fine di questa ricetta ti metterò anche qualche piccolo consiglio, strategia su come poterla utilizzare prima o dopo l'allenamento, insomma quando puoi mangiare una cosa così deliziosa senza esagerare. Mi raccomando, buon video, ciao! Questo è un brownie americano, ovviamente non è la ricetta classica ma rivisitata perché non priva di grassi, perché i grassi appunto sono essenziali, però grassi buoni, è proteico. Il primo ingrediente è il cioccolato fondente, che deve essere rigorosamente di buona marca. Io ho optato, sono 150 grammi di cioccolato fondente, ho optato per un misto, una parte 50 grammi l'ho messa fondente puro all'80% e gli altri grammi sono suddivisi tra fondente al lampone e al mirtillo per dare un gusto particolare al brownie. Come ingredienti abbiamo le uova, lo zucchero di cocco, abbiamo 150 grammi di yogurt greco 2% di grassi, si può anche utilizzare quello 5%, insomma indifferente, un pizzico di sale, una bustina di vanillina e poi c'è la farina che sono 80 grammi di avena e in più abbiamo 20 grammi di cacao amaro puro cubano. Al secondo passaggio, ossia sbattere le uova con lo zucchero di cocco, il sale e la vanillina. Quindi abbiamo sciolto il cioccolato a bagnomaria, sbattute le uova con zucchero di cocco, sale e vanillina. Ora manca il terzo passaggio, che è incorporare la farina col cacao amaro. Questa è la consistenza. Molto cremoso. Ho tolto il cioccolato dal bagnomaria, ormai sciolto. Questa è l'ultimissima fase, ossia incorporare il fondente che abbiamo sciolto a bagnomaria nell'impasto. Mi raccomando, il brownie deve avere la crosticina in forno. Infatti questo procedimento caldo-freddo serve appunto per fare la crosticina in forno. La teglia deve essere una teglia quadrata o rotonda. Tipicamente i brownie si fanno appunto nella teglia quadrata. La teglia si può o ungere con un po' di olio di cocco, io lo preferisco, ma va bene qualsiasi tipo di olio, burro chiarificato, burro di mandorle, oppure con carta forno per evitare che si attacchi il composto.
Allora, il forno deve essere preriscaldato a 170 gradi. Il composto deve stare circa 35 minuti, quindi poi è abbastanza soggettivo in base al forno. Bisogna sempre fare la prova a stecchino e assicurarsi che sopra si forma la crosticina e dentro ovviamente rimane morbido. Possiamo togliere il dolce, ve ne accorgete quando diventa così. Si deve spaccare su perché vuol dire che è cotto. Le porzioni sono 9, quindi procediamo con due linee orizzontali. Prendiamo un quadratino per vedere la consistenza. Ecco qua.